metro, 150 lo stacco, si ritrae e traversa. Macchina che va per lasciare i concorrenti. Prova ad insediarsi al comando Orsola Cipriani sull'errore di Orione Vippo, poi più a largo c'è il numero 4 Ottone di Azzurra, quindi la corda Ona King, poi più indietro Annusca dei Greppi che è all'esterno di Orsolo, la terza corsia che viene ora affrontata dal numero 11 di Orsaggio che si porta a scalcare Annusca dei Greppi, passaggio ai 600 metri con Ottone di Azzurra al comando, il 44-3. Ottone poi ancora al seguo, quindi Annusca dei Greppi, poi alla corda invece Orsola Cipriani che precede il numero 1 Ona King. Siamo al paletto di metà gara con Azzeggo che continua ad andare lungo nei confronti di Ottone di Azzurra, 1 minuto e 5 decimi il passaggio a metà gara, con i due che continuano a battagliare quando si arriva al chilometro passato in un veloce 1.15.4. Cerca di resistere all'interno Ottone all'attacco di Alzani, poi c'è sempre Annusca dei Greppi che ora si affaccia in terza corsia, cerca di sferrare il suo attacco lungo la piegata, i tre sono in diagonale, più indietro c'è il numero 12 di Or The World che a sua volta si allarga su Annusca dei Greppi. Quando siamo all'ingresso dei cali di ritorno d'arrivo con Annusca al comando, The World al suo esterno che sembra molto molto incisivo nelle fasi finali, Ed World che attacca fondo Annusca dei Greppi e tende a passare i due in lotta, Ed World che sta passando su Annusca dei Greppi che prova a resistere, ma Ed World che passa su Annusca dei Greppi, mentre per il terzo finisce il numero 6 Orsola Cipriani. 2-2 appena avvenuto.